Okay, let's go. Ciao a tutti ragazzi, io sono Merlo Craftero, oggi siamo qui nel settimo episodio della Sky Factory 2. Boom, bitch. Dall'ultimo episodio non è successo molto. Volevo informarmi sulla Magical Crops, ma poi ho deciso di... Volevo dire che qui non è spawnato nessun animale. Ancora no, un Enderman mi ha rubato questo pezzo di terra, ma dovrei poterlo rimpiazzare. E sì, insomma, credo che dal nostro farming possiamo prenderci una piccola pausa. Ora, ritorneremo sicuramente sulle Magical Crops, ma per intanto possiamo prenderci una pausa. Alla fine comunque ho fatto un altro Red Crop, perché, non so, era sparito. E, ok. Ho fatto qui invece una piccola piattaforma sotterranea che adesso andremo subito ad espandere con l'aiuto della nostra Builder's Wand. Builder's Wand. Perché voglio avere qui sotto un po' un secondo livello per lavorare. E soprattutto quello che volevo avere al momento era la generazione di lava. Ora, l'ho scelto di fare la nostra generazione di lava, che è una cosa molto importante nella Sky Factory. Soprattutto, sì, in tutte le Sky Factory, sto per dire soprattutto nella 2, ma anche nella 1 era molto importante, se vi ricordate la serie con Cracky. E appunto ho deciso di farla in questo posto qui, perché eventualmente i nostri macchinari, tutte le nostre cose tecniche, credo che ci spenderemo in questa direzione. E inoltre voglio fare anche una cosa, sempre in questa direzione, che ci richiederà la lava, e spero di riuscire a farla per il prossimo episodio. Infatti questo episodio sarà dedicato principalmente alla lava, e il prossimo episodio sarà dedicato principalmente a questa cosa, che ancora non vi dico cos'è, però potreste fare 2 più 2 e capirlo se qualcuno è tecnico di moda. Ad ogni modo, qui sotto voglio tutta la mia generazione di lava. Boom boom boom. E poi mi serviranno semplicemente delle slab per fare il bordino solito. Ops, dammele. E possiamo partire così, così, così. Perfetto. Ok, allora, cosa ci serve per fare la nostra generazione di lava? Innanzitutto ci serve della lava. Quindi andrò semplicemente a cominciare a produrne alcuna, perché so che ci servirà. E fra un po', quindi abbiamo la cobblestone, sì, perfetto. Boom 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 boom. Qui è finito tutto, sì, quanta terra abbiamo? 12. Posso rubare questo hopper per il momento, poi lo rimetterò al suo posto. E posso prendere della cobblestone e metterla lì per fare la lava. Allora mettiamo la cobblestone qui dentro. Boom boom boom. E facciamo la lava. Perfect, 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 perfect. Questa lava andrà di sotto, sopra dei calderoni. Voglio probabilmente fare una fila di calderoni qui così. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E un'altra fila di calderoni qui per intanto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi mi servirà un bel po' di clay. Quindi andiamo intanto a fare della dust. Posso spegnere questo. E... Allora, abbiamo della sand qui dentro? No. Probabilmente perché abbiamo finito i martelli. Allora, faccio della dust e ci risentiamo. Perché allora ho bisogno della sand. Quindi della gravel. Quindi posso togliere questi. E tu là, abbiamo 51 dust. Ora, ho rubato il barile da lì per metterlo qui velocemente, perché lo terrò un attimo qui, perché sarà più facile riempirlo e fare la dust. Quindi la clay, scusate. Quindi ora ci servirà un bel po' di clay, quindi ora ne farò un poca. E credo che 12 bastino, dopodiché possiamo piazzarli semplicemente nell'ambiente e prendere il nostro Merlotok e romperlo, e prenderemo 48, ok, non è per nulla abbastanza. Dopodiché combiniamola con il nostro bone mill e dopo ne faremo di più, ma intanto possiamo fare 5 calderoni, ok? Ce ne serviranno di più, sicuramente. Quindi, e boom, altra clay. Dopodiché dovremmo, mi sembra di aver visto esattamente più bone mill. Quindi per intanto facciamo un altro stack di porcelain clay, che sono altri 9 calderoni, sono 14 e ne mancano pochi pochi, ne mancano altri 2, quindi sì, siamo a buon punto. Facciamo un po' più di bone mill, sbomigliamo un po'. Ah, qui possiamo fare un altro crucible. Quindi abbiamo fatto esattamente l'ammontare giusto di clay che ci serviva. Nice.
Possiamo prendere il nostro ultimo bone meal, creare così e così, e prendere il nostro ultimo calderone. Boom, 16 calderoni. Ora li cuociamo qui dentro, presumo, con due carbone. Devo prendere degli effettivi calderoni. Comunque abbiamo un bel po' di materiali, ragazzi, sono contentissimo. Soprattutto uno stack e 9 di Sertus Quartz e 3 charge. Non so da dove vengano questi 3 charge, ma vabbè. Perché non credo che si possano prendere via. Ah, sì. 1%, perfetto. Ok, ah, probabilmente vengono da lì. Allora, Sleep to the Night. Non possiamo, perfetto. Ci sono mostri. Credo che tu sia te. E voi? Ma soprattutto te. Ho rotto un'altra scala e la riprenderò prima o poi. Ok, qua dove si riesce a dormire, molto questi quanti. Ok, sleepy sleepy. Sento un rumore di Enderman. Ok, perfetto. Quindi, eravamo rimasti a... abbiamo fatto i calderoni. Ora ci serve la lava. Quindi, qui c'è della lava? No. Oh, Gesù. Ci metterò un secolo a ottenere quella lava. Intanto posso prendere dell'acqua, scendere di sotto e fare il fondale marino oceanico. Perché la lava, se non la metterò, cioè, fluirà, insomma, scorrerà. E non riusciremo a far fare tutto il flusso. Quindi ora posso scendere così, piazzare un blocco lì sotto. Dopodiché fare semplicemente così. Allora, così quel blocco lo tolgo perché mi dà fastidio, non per altro. E facciamo una riga di blocchi volanti proprio così, ad cazzum. E così la lava, mettendola qui, scorrerà. Perfetto. Mi serviranno 4 secchi di lava in tutto, uno da mettere uno qua, uno là, uno là, alle quattro estremità, per fare un bel po' di calderoni pieni di lava. Quindi, facciamo così. Ci sono quei blocchi fastidiosissimi che vorrei tanto togliere, ma non credo di arrivare. Sì, perfetto. Ok, piazziamo questo. And then, pum pum pum. Pum pum pum. Ok, perfetto. Dopodiché voglio dei transfer pipe. Give me this. Praticamente quello cui lavoreremo adesso sarà trasportare la cobblestone da mettere nei barili di sotto. Quindi entreremo direttamente in quella linea lì, che è la cosa più facile da fare. Credo che possiamo rompere qui. No, qui c'è la nostra leva, credo. E qui, no, quello tiene l'acqua. Qui c'è la leva, no, qui non c'era nulla. Possiamo semplicemente prendere i transfer pipe e andare da qui sotto per... dov'era quel coso? Ah, era qui in mezzo. Ok, dai, go. E i transfer pipe credo di averne ancora, ma non basteranno sicuramente. Ah no, non ne ho proprio più. Ah, li ho usati tutti in quella build. Ok, quindi vediamo se abbiamo la smithstone. Ne abbiamo, perfetto. E facciamo così. Facciamo così, così. E del vetro ce l'abbiamo. Perfetto. Vedi che qua, quando sia tutto, adoro quando sia tutto. E della redstone, che abbiamo sicuramente. Boom. Ciao. 8 transfer pipe. Ne serviranno di più. Però per il momento posso semplicemente scendere da qui. Poi aggiusterò tutte le connessioni conflittuali con uno stick e fare tutta la riga qua, che poi andrà avanti e avanti. Ok, perfetto. Poi possiamo andare a prendere i nostri calderoni e la nostra lava. Allora, tu non mi servi secchio d'acqua, quindi mi dispiace. E abbiamo un secchio di lava? Non ancora, siamo a 974. Ok, penso che possiamo prendere i calderoni, però. Sì, 16, perfetto. E sì, dobbiamo solo non rubare la mia terra, Enderman di merda. Provarci nemmeno. Quella terra è mia! Dammi la terra! Give me the dirt! Stronzo, è morto con la mia terra. E la riprenderò. Boom, c'ha un secchio di lava. E sì, purtroppo non possiamo fare una fonte infinita di lava, sarebbe fantastico. Possiamo piazzarlo qui e vediamo finché scorrerà. Dovrebbe scorrere fin qui più o meno. Giusto? I miei calcoli sono esatti? Sì, infatti un'altra fonte arriverà proprio qui in mezzo. E quindi così e così. Quindi noi possiamo già mettere i nostri primi calderoni qui sopra. Boom boom boom. E sì, probabilmente possiamo mettere della cobblestone anche qui, così la lava si farà più in fretta. Perfetto.
Molto bene. Ok, crafterò un po' più di transfer pipe off camera e finirò un po' la build e be right back. And we're back, and we're back. E possiamo piazzare i nostri ultimi calderoni. Adesso vedete che ho craftato tutti i transfer pipe, me ne sono rimasti 20, una ventina, 25 infatti. No, 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 no. Oddio, ho appena tolto la... E ho appena buttato via un calderone. Sono un disastro. Ah, vabbè. Abbiamo appena visto un fill in camera, adesso dovrò ricraftarmi tutta la lava source, peccato, tanto ad ogni modo adesso che abbiamo tutti questi calderoni e siamo a cavallo, infatti vedete che con tutti questi calderoni adesso mi manca proprio uno che devo ricraftare, me lo rigiverò, no, lo ricrafterò, vedete che questi sono stati tutti già riempiti automaticamente con della cobblestone e qui si sta facendo della lava, quindi qui siamo già a buon punto, posso già prendere dell'altra lava, eccetera. Il mio problema adesso è come estrarre la lava. Credo che la estrarrò dai fianchi dei calderoni, quindi posso estrarla direttamente da qui dentro e la porterò in una tanica, credo qui. Quindi, let me do this, let me do this. Allora, faccio l'ultimo pezzo di clay, cioè, non l'ultimo comunque. Sì, gli ultimi due pezzi di clay che ho distrutto. Perfetto. E li spacchiamo. Li convertiamo in porcellana con del bone meal che ovviamente non ho, ovviamente, ma dico io, ma e se è mai stata una volta che ce l'avevo, li convertiamo in bone meal, dammelo, grazie, boom e boom, e ricraftiamo il nostro calderone e lo ricuociamo. Allora, comunque potete vedere che qui ho risolto la cosa dei cavi che non si collegano bene. Yes. Allora, mangiamo un po' e andiamo di sotto. Allora, vediamo che tipo di panica potrei utilizzare. Tank. Potrei utilizzare, non abbiamo molte. Abbiamo Ender Tank, ma questo sicuramente richiede Indigo, è troppo avanzato per noi. Assolutamente abbiamo la Fluid Tank dell'Ender IO. Che contiene quanto liquido? Potremmo usare questa in effetti. Beh, sì, usiamo questa, perché no? Allora, abbiamo del ferro da qualche parte. Qui, credo. Sì. Avevo craftato delle iron bar in più per lo sprinkler. Sono sicuro, dovrebbero essere qui intorno da qualche parte. E se le trovo. Bars. Non bats. Whoops. Ok, avevo messo Minecraft a schermo intero. Per sbaglio, quindi bars, iron bars, credo che si chiamino. Nulla, nulla. Oddio, perché lagga così tanto adesso? Nulla. E qui sotto. Ehi, nulla. Eccolo. Quindi, credo che possiamo craftarne due. E prendiamo del vetro. Credo che dovrò riavviare Minecraft perché lagga moltissimo. Ora, non so perché. Facciamo così e così. E abbiamo una, due fluid tanks. Perfetto, oh mio Dio, lagga tantissimo. And we're back, ho provato a riavviare Minecraft, ma il lag non si è risolto. Quindi sì, cercherò di trovare la soluzione tra il prossimo episodio, quindi per intanto mi scuso se lagga. Lagga solo quando registro, tra il resto. Prendiamo il nostro ultimo crucible, adesso che cuoce, credo. Tilantunen sta giocando a Geometry Dash. Hello, Tilantunen. Lo tolgo. Non potete capire, gente. Allora. E cosa stavo facendo? Stavo cuocendo un calderone da qualche parte. O ce l'ho on fire nell'inventario? Stavo cuocendo un calderone. Eccolo qui. Possiamo prendere la nostra ultima lava. Da un calderone qualsiasi. E piazzarla qui. Voilà! Ora tutti i nostri calderoni, compreso questo, stanno producendo lava, 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 lava. E stiamo andando a 30 fps, sono pochissimi. E dopodiché io credo che farò liquid, no ma, credo che farò fluid conduits, quanto sono difficili da craftare. Fluid conduits, quite clear glass, alloy smeltery, no. Devo per forza passare dall'alloy smeltery, eh. Che altri metodi abbiamo per trasportare i liquidi?
Abbiamo il nostro liquid transfer node. Possiamo farlo in effetti. Ah, cazzo, no. Serve il QED. Uffa. Perché potrei semplicemente. Sì, credo che farò in questa maniera qua. Off camera, crafterò un sacco di liquid transfer nodes e li metterò tutti sui lati qui. E qui. E li collegherò a queste due taniche, una rosa qua e una rosa qua. Vediamo quanto può contenere 16 secchi di lava, che saranno 32 secchi di lava in tutto. Quindi, ok. Ad ogni modo, credo che questo sia tutto quello per cui abbiamo tempo oggi. Infatti, sono 15 minuti di registrazione, volevo arrivare a 20. Però, veramente, oggi non ho tempo. Non ho tempo, non ho tempo. Mi dispiace tantissimo, ragazzi. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi rimando al prossimo video che caricherò. Nel prossimo video, probabilmente, finiremo il lavoro con la lava. E faremo una cosa molto figa che usa la lava. Che ci permetterà di muoverci meglio nel mondo della Sky Factory 2. Per questo momento dal Merlocraft è tutto, io vi rimando ai prossimi video che caricherò. E ciao ragazzi, sbaglio!